Ciao a tutti ragazzi, aggiornamento settimanale di GTA Online. Allora, abbiamo soldi ed RP doppi su un sacco di roba, abbiamo soldi ed RP doppi sulle prove a tempo, non so se su tutte le prove a tempo o solo su quella per tutte le console e PC. Dopodiché abbiamo soldi ed RP doppi sulla scuola di volo, soldi ed RP doppi sui salti col paracadute Junk Energy. Dopodiché abbiamo soldi ed RP doppi su tutte le challenge e gli eventi in free mod. E abbiamo soldi ed RP doppi su stockpile. Io credo che sia scorte al volo. Correggetemi nei commenti se mi sbaglio. Dopodiché abbiamo soldi ed RP doppi su The Data Leak Mission. Io non so se sia il colpo finale di Dr. Dre che paga doppio o se solo l'indagini. Anche questa, raga, scusatemi. Vi metto adesso il tweet di GTA Series Videos con tutte le informazioni. Oltretutto, dal suo tweet si nota che tornano delle attività che erano state rimosse, come GeForce Zero e poi abbiamo anche Drop Zone. Oltretutto, questa settimana, facendo accesso, vi regaleranno questa livrea per l'Avenger. Fa veramente schifo. Torniamo al casinò per il veicolo trofeo. Questa settimana al casinò potete vincere la Drift Tampa. Spostiamoci all'autoraduno per il veicolo trofeo. Questa settimana abbiamo l'auto di English Dave. Per vincerla dovete posizionarvi primi per 3 giorni di fila nelle serie di gare in seguimento. Spostiamoci ai veicoli di prova dell'autoraduno. In prima posizione possiamo trovare la Spectre, in posizione centrale la Calico e in ultima posizione una delle mie auto preferite, la Sentinel. Come veicolo di prova del Buonau possiamo trovare l'Abrosio. Partiamo adesso con gli sconti, cominciando da Leggendari Motorsport. Qui possiamo trovare l'Obey 10F. Più sotto possiamo trovare l'X80 Scroto e come ultimo sconto di Leggendari abbiamo la Truffade Adder. Su Sauter San Andreas non abbiamo niente e spostiamoci direttamente su Worldstock Cash & Carry. Qui possiamo trovare il Volatol e più sotto possiamo trovare il Pyro, il Pyro, chiamatelo come volete. Mentre su Elitas Travel possiamo trovare il Nimbus. Come business contati questa settimana abbiamo tutti gli hangar con tutte le modifiche, dall'officina all'alloggio personale fino alle cose estetiche. È tutto quanto scontato. Veniamo alle prove a tempo settimanali che sono a soldi ed RP doppi. La prova a tempo per tutte le console PC l'abbiamo a Forzancudo. La prova a tempo di AU solo per le console di nuova generazione l'abbiamo in questo punto. Non so se anche questa è a soldi doppi. Mentre la prova a tempo dell'RC Bandito la possiamo trovare in centro a Los Santos. Cominciamo con tutte le varie posizioni, iniziando dal Gun Van. Il Gun Van lo possiamo trovare ad est di Los Santos. Oggi è anche giovedì e sono cambiate le armi al suo interno. Ora gli diamo una rapida occhiata. Partiamo con le posizioni dei clienti. Primo cliente lo possiamo trovare in centro a Los Santos. Come al solito, non vi farò vedere cosa c'è da vendere perché quella è una scelta vostra. Secondo cliente lo abbiamo a destra della mappa, esattamente alla centrale elettrica. Fate attenzione perché se venite di sera partirà un attacco banda e uno di quelli con 30 membri, perciò avrete un bel po' da sparare. Terzo ed ultimo cliente lo possiamo trovare sulle sponde dell'Alamo Sea, esattamente sotto quella tettoia. Lasciamo stare i clienti e partiamo con i forzieri giornalieri, cominciando dal forziere del naufrago. Il forziere del naufrago lo troviamo un po' prima di Paleto Bay. Anche qua fate attenzione se venite in un altro orario perché potrebbe esserci l'alta marea e il forziere è sommerso, ma tranquilli, riuscirete a prenderlo lo stesso. Ora voliamo a Caio Perico e raccogliamo i due forzieri anche a Caio. Primo forziere lo abbiamo sott'acqua, vicinissimo all'aeroporto. Secondo forziere lo abbiamo sul perimetro esterno della Villa del Rubio. Raga, io spero che il video vi sia stato d'aiuto, spero veramente che ci saranno dei cambiamenti, nel caso ve li dirò nella guida di domani, ma se la settimana sarà questa non credo che farò la guida. Per questo video è tutto, un grazie a tutti del supporto e ci sentiamo al prossimo video, ciao ragazze!